Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E anche tuo Spirito. Cari fratelli, nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere a una vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho peccato molto in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo.
per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Parola di Dio. Al Salmo rispondiamo: il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. È grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo era malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno invece cammina di notte inciampa perché gli manca la luce». Così parlò e poi soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, guarirà». Gesù parlava della morte di lui. Essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse apertamente a loro: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo». Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: «Va al sepolcro per piangere là». Maria dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Vedi come lo amava». Ma alcuni di loro dissero:
costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse? Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Gesù disse: «Togliete la pietra!» Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra, Gesù alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». E detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Marta alla vista di quel che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Cari fratelli, questo racconto che il Signore ci dà oggi, molto dettagliato, della risurrezione di Lazzaro, preannuncia quello che sta per succedere, preannuncia che siamo vicini alla Pasqua, preannuncia che Gesù Cristo entra nei nostri sepolcri. E ci diamo quindi conto, ci rendiamo conto che il cristianesimo non è uno sforzo, il cristianesimo non è un moralismo, il cristianesimo al contrario è la grazia di Dio. Perché un morto non può fare niente, non può pensare, non può parlare, non può muoversi, non può fare niente un morto, è morto. E Gesù Cristo viene in questo tempo di morte, di sofferenza, nel quale ognuno di noi sta perdendo qualcuno caro a Lui. Viene precisamente con la forza della risurrezione, che non è qualcosa che dipende da noi, non è qualcosa che viene dalle nostre forze. Per questo che Gesù dice che questo è necessario, questo miracolo, lo fa per noi, non per Lazzaro. Gesù amava già Lazzaro, moltissima gente lo amava. Vennero da tutti i posti per vederlo. Gesù amava Lazzaro. Il miracolo non è per Lazzaro, in realtà, perché anche se è stato resuscitato, poi è chiaro che è morto, come tutti. Però il miracolo è per noi, per farci vedere che la risurrezione dipende da Dio. E questa è una grande consolazione, fratelli, che ci toglie il dubbio in questi giorni, ci toglie l'angoscia, sapendo che anche se perdiamo qualcuno che è caro a noi, il Signore non lo abbandona nel sepolcro. Però il Signore vuole resuscitarlo e vuole resuscitare anche a noi. È per questo che Gesù Cristo mette la sua voce, il suo spirito dentro il sepolcro. Per questo che ordina di togliere la pietra. La sua voce, il suo spirito entra, come diceva la prima lettura, nel cuore dell'uomo, lì dove c'è il peccato, lì dove c'è la morte, lì dove c'è il buio, lì dove c'è il freddo, lì dove c'è la tomba, il silenzio, lì il Signore mette uno spirito nuovo. Mette uno spirito nuovo, lo spirito di Dio, quello che abbiamo ricevuto nel battesimo. E quindi oggi, con un cuore pieno di ringraziamento nei confronti del Signore, possiamo veramente esultare nel mezzo di questi tempi difficili. Esultare perché Cristo viene e non ci abbandona. Cristo vede la sofferenza di Maria, la sofferenza di Marta, e comprende anche le nostre frustrazioni, come Maria, come Marta. Signore, se tu fossi stato là, a quest'ora
mio fratello Lazzaro sarebbe vivo. Quante volte abbiamo recriminato al Signore perché non ha fatto la nostra volontà? Ma il Signore comprende, vede la sofferenza, le lacrime di una sorella, di un padre, di una madre, di un figlio. Per questo che oggi ci visita con questa promessa, che questa resurrezione non è una filosofia, è la grazia di Dio, è la verità, è quello che ognuno di noi è chiamato ad accettare. Accettiamo la resurrezione. Per accettare la resurrezione, accettiamo con umiltà anche la morte, sapendo che è parte del disegno di Dio, così come Dio ha voluto che suo figlio soffrisse e morisse. Coraggio, fratelli, noi apparteniamo a Dio, siamo il suo popolo eletto per il sangue di Cristo. Coraggio, continuiamo quindi questa Eucaristia e viviamo questi giorni con la presenza del Signore e con la sua parola che ci darà la resurrezione nell'ultimo giorno. Cari sorelle e fratelli, adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, raccolti ognuno nella sua casa per celebrare i misteri della nostra redenzione, supplichiamo a Dio onnipotente perché il mondo intero sia lavato e rinnovato da queste sorgenti di vita e di benedizione. Per i nostri fratelli che si sono consacrati a Dio, per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicolas, tutti i sacerdoti, il clero e i religiosi e il popolo di Dio, perché custodiscano fedelmente il loro proposito, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la pace delle nazioni, perché lontano da ogni turbamento ogni popolo collabori al bene dell'umanità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli anziani e per tutti coloro che soffrono a causa della malattia, a causa del virus, a causa della solitudine, perché siano confortati dalla nostra carità fraterna, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Signore Padre Santo, ti preghiamo anche per tutti noi, perché sappiamo usare la sapienza dei beni che Dio ha disposto per la vita eterna, aderendo fin d'ora ai beni eterni. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, sottoposti a tante necessità e sofferenze, esaudisci i voti e le preghiere dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, Tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore, vero uomo come noi. Egli pianse l'amico Lazzaro. Dio e Signore della vita lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia. Oggi, con i suoi santi sacramenti, ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adoriamo, le schiere degli angeli e dei santi, e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno della tua lode. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i suoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giuseppe e tutti i santi, e con tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, al tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicolas, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi, tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi di ritornare alla casa del Padre. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Potete andare in pace. Sera patris, lapis.